Ciao, ciao a tutti e buon pomeriggio. Oggi un video chiacchiera haul dei miei ultimi e primi, perché non è che ho mai comprato su Shein, acquisti che ho fatto su Shein. Allora, io non ho mai comprato su Shein, non conoscevo Shein. Lo so, sembrerà vergognoso, ma non ci ho mai. Cioè, sì, lo sentivo, non ci ho mai fatto caso, non ho mai dato importanza. Mi sembrava quasi che fosse più un sito dedicato ai ragazzi giovani, ai tanti vestiti che ci fossero. Sentivo che c'erano delle amiche che avevano delle figlie che compravano i vestiti, lasciavano attaccato ancora il cartellino, poi dopo li rimandavano indietro. Comunque dicevano che era molto comodo anche ordinare più taglie per poterli provare e poi. E quindi, vabbè, ho cominciato a sentirne parlare da qualche amica sui video di YouTube, ma non c'ero mai andata. Per fortuna. Perché ho cominciato a girare un pochettino, e ho acquistato qualche prodotto make-up. Tra l'altro, mi sto trovando veramente benissimo. Ho acquistato, dei fondotinta. Ho acquistato appunto il fondotinta compatto che vi ho fatto vedere in un video scorso. Ho acquistato dei blush liquidi e qualche altra poca cosa, con matite e dei liner che sono buonissimi, che non vengono neanche più via la sera, ma questi magari ve li farò vedere in un altro momento. E poi mi sono imbattuta nella bigiotteria. Allora, io amo la bigiotteria. Da sempre, voi direte pure quello, sì, ma l'ho anche fatta per tanti anni, bigiotteria, ho fatto collane all'uncinetto, collane filate, ho fatto bracciali, insomma, un'altra delle mie passioni. Non ho mai fatto però gli orecchini perché erano troppo piccoli, quindi non riuscivo poi a montarli e non riuscivo a vedere bene. E in quest'anno vi ho detto che gli orecchini, soprattutto da quando non mi fa più infezione, non mi dà più fastidio il buco nell'orecchio, ho cominciato a rimettermi gli orecchini. Prima purtroppo non riuscivo a mettere neanche quelli d'oro, placati oro o argento, cioè mi davano fastidio e quindi praticamente ho fatto chiudere per 2 o 3 volte il foro negli orecchi e poi me lo sono rifatto. Quest'anno sono partita in tromba. Sono partita in tromba, ho comprato una volta per provare perché veramente i prezzi erano strabassi e pensavo che la qualità fosse anche abbastanza scadente, lo dico molto sinceramente. E ho acquistato qualche braccialetto, tipo i set di questi che porto sempre. Ne ho comprati 3 set, poi li alterno. Mi piacciono tantissimo. Io che ho fatto bigiotteria e che so cosa costano le perline, devo dire che il costo appunto dei braccialetti non vale neanche un filo di perline. Quindi a questo punto non compro più le perline, ma se ho proprio qualche sfizio da togliermi, me li compro su Shein. Ho anche trovato alcuni pezzi che sono proprio identici a due negozi che hanno due negozi qui nella mia città, quindi probabilmente anche loro si riforniscono da Shein e poi li rivendono al doppio o al triplo del prezzo. Ma lasciamo perdere queste cose. Che cosa ho comprato? Ve li faccio vedere proprio così molto velocemente per condividere queste cosine molto carine e molto belle. E per passare qualche minuto insieme. Allora, mi sono fiondata sugli orecchini e sui bracciali, ma poi ho fatto anche un ordine di qualche collana che mi arriverà. E in più, la mia mamma li ha visti. Mia mamma, tenete presente che non sa cosa voglia dire un computer, ha un telefono, un cellulare dell'anteguerra di quelli che riceve le chiamate e può fare le chiamate, ma non ha internet, non ha WhatsApp, cioè zero, usa il cellulare come un telefono. Ok? Gliel'ho fatti vedere e si è comprata gli orecchini e gli ho comprato anche un bracciale di perle di fiume, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Con la sua collana che gli avevo regalato da gioielleria, veramente sta benissimo. E anche gli orecchini, contentissima, e mi ha detto: la prossima volta comprami culane. La prossima volta compriamo le collane. Gli ho detto: va bene, mamma, la prossima volta compriamo le collane. Allora, partiamo dagli orecchini, poi alcuni arrivano nei sacchettini, altri invece arrivano confezionati nel loro cartoncino. Ne ho solo un paio che sono arrivati nel sacchettino, ma l'ho tolto perché il sacchettino fa rumore e
Allora, ho preso questi due orecchini che hanno dei fiorellini, dei brillantini e una pina che mi piace tantissimo. Vediamo se si vedono bene. Guardate. Sono carinissimi, fini, smaltati, i fiorellini sono smaltati, vedete? C'è la pettina, ma io li trovo veramente, veramente carini. Vi dirò che di tutte queste cose che ho comprato, tutte quelle che vi farò vedere, penso di aver speso meno di 30 euro, sui 28 euro, perché avevo anche uno sconto benvenuto, non mi ricordo più comunque, e per tutta l'estate io sono a posto, quindi... Questo primo paio di orecchini con le monachelle, mi pare si chiamino così questi e mi piacciono da morire. Poi ho preso questi un po' più elegantini che brillano con dei finti zirconi, non so, chiamateli come volete, ma guardate che lucentezza già anche con la luce. Mi piacciono davvero tantissimo. Tra l'altro sono fatti molto molto bene con la protezione. In ogni confezione c'è un tappino, chiudi orecchino di scorta, quindi davvero veramente belli, belli, belli. Poi ho preso questi altri azzurri. Mi piacevano anche degli orecchini che c'erano pendenti molto grossi, però non so se poi io sto bene, quindi ho cominciato con un orecchino non più piccolo che si vede poco, ma con degli orecchini un po' per me un po' più particolari. Poi ho preso questi che potranno anche sembrare kitsch, ma mi piacciono da morire. Sono smaltati e sono stupendi, sono fatti benissimo. Benissimo, benissimo, spero li vediate bene. Belli, qui c'è una margherita e un fiorellino viola, e dall'altra parte un altro fiore, ma sono stupendi. E poi ho preso questi rossi perché il rosso mi piace d'estate, secondo me sono proprio carini. E gli ultimi, un po' più grandini, però vabbè, vediamo come sta. Sono questi con delle perle, sono dei, vedete, così, con le perline intorno. Comunque sono fatti davvero bene, tra l'altro alcuni, tipo questi che ho, che sono di un color oro rosso, me li sono dimenticata, non li ho tolti perché di solito, appunto, quando faccio la doccia e comunque quando vado a letto, perché sennò mi danno fastidio, mi tolgo gli orecchini. Ma un paio di questi, e forse anche due, li ho tenuti sotto la doccia. Non si sono assolutamente rovinati, non si sono ossidati. Qualità secondo me veramente molto, molto bella. Poi passiamo ai braccialetti. Ho comprato dei braccialetti di perline che sono la mia passione, mi fanno tornare giovane, mi fanno tornare un po' hippie, se lo sono mai stata, mi piacciono da morire e li metto parecchio. Allora, questo era un tris insieme di tre braccialetti, uno con tutte queste perline colorate e questo medaglione, vediamo se riesco a farvelo vedere perché non so neanche che sono molto brava, che ha l'alberello, eccolo lì. E questo è uno, diciamo, sono tre braccialetti singoli, poi sono stati chiusi con questo anellino e il ciondolino dell'albero. Il secondo è fatto alla stessa maniera, ma ha la fogliolina. E dai, Elena, ce la facciamo, eccolo qui, con la fogliolina, sempre colorato, e il terzo ha proprio il ciondolo classico dell'albero della vita, penso si dica così, ecco, vi faccio vedere il ciondolo che facciamo prima, e questo che ha tre braccialetti e uno che ha delle perle sempre in tono, con quelle piccoline colorate che lo rendono un po' più grande, e tutti e tre sono troppo carini. Guardate come stanno bene.
da singoli, da soli, poi sono molto belli secondo me questi qui in gruppi di tre in kit, diciamo, perché poi vabbè si possono scomporre uno se li mette come vuole lui. E questo è stato il primo acquisto. Ma come stanno bene tutti belli colorati insieme quest'estate? Secondo, ve lo faccio vedere da qua perché questo me l'hanno inviato sul cartoncino, poi dipende proprio probabilmente da chi li produce. Questo con tutti i braccialetti colorati, sono tutti braccialetti singoli, quindi voi lo potete scomporre, potete mettere con dei braccialetti bianchi, gialli, rossi, verdi, come volete voi. Qui c'è una nappina in questo che ha le perle un po' più grosse, poi in questo c'è il quadrifoglio e sono tutti azzurri così. Hanno l'elastico, sono super comodi, vedete? Si possono dividere, sono comodi perché mia mamma ha detto sono fatti apposta per le persone anziane che non hanno in casa nessuno perché non devo chiamare qualcuno per allacciarmi il braccialetto. Effettivamente sembra una stupidata, ma è proprio così. Vabbè, io ho qualcuno che mi può aiutare, però magari alla mattina in tutta fretta, ma guardate, stanno troppo bene. Che belli, che belli, che belli, sono proprio contentissima. E questo è un altro. Poi mi sono orientata su dei braccialetti dorati, dorati e anche un altro con le perline, perché d'inverno mi piace di più il colore argento o comunque oro bianco, d'estate mi piace di più l'oro giallo, il classico colore. Allora, uno è questo braccialettino, poi sono carini perché hanno la chiusura e poi si possono regolare nei vari buchi, quindi... Questo ha tutti i pendaglietti, l'anello, guardate che carino. Poi c'è, non ci vedono, una rosellina, la luna, il fiocco di neve, la pigna, il pacchetto, ops, scusate, il pacchetto, il cuore. Guardate che carini. Stellina, e questo è uno, si chiude così. Poi ho preso sempre Atrisse perché secondo me sono molto molto comodi. Questo che è fatto con dei cuoricini a perla e dei cuoricini oro. Questo che è semplicissimo con un ciondolo con dei brillantini. Questo che ha dei cristalli tipo Swarovski e una catena, così sì, lo vedete, e questo che ha dei piccolissimi, delle piccolissime perline, tutti insieme stanno benissimo. Adesso ve li mostro. Guardate che carini che sono. Poi hanno tutte le lunghezze regolabili, quindi anche se avete il polsino piccolino. E poi comunque si possono intercambiare tra di loro anche con quegli altri che vi farò vedere. Poi un altro kit è questo con la... Margheritina, catenella, che ci sta bene anche per esempio con uno di questi, quello con i brillanti, brillanti per modo di dire, si intende. Poi si possono interscambiare, secondo me sono molto carini per quello. Sono leggeri, sono fatti bene, non si rovinano. Anche su questi, per esempio su questi che indosso, io non mi ricordo mai di toglierli perché li metto appena mi vesto e quindi tante volte ci spruzzo anche il profumo, ma non si rovinano, non si sono rovinati. Devo ricordarmi però, anche se per caso non
non vi ricordate, rimangono belli. Poi comunque il prezzo di un kit di 4-5 braccialetti è 1,50 euro. Se per caso li rovinate, va bene, può succedere. Poi faccio vedere quello più bello che mi piace a me per ultimo. Questo che mi piace tantissimo è un braccialetto che va messo doppio. Così, vedete? Di questo colore. Dopo c'era da insieme questo. Così. Se faccio vedervelo, sì. E un altro bracciale. Così, con l'anello, non so come farveli vedere, ma ecco, questo con l'anello, questo così, con questo con le perline. E insieme, veramente, secondo me, fanno una figura pazzesca. Ma davvero, e le perline sono proprio belle, non è plastica. Belle, belle, belle. Ok. Anche per esempio, guardate che lucentezza con questo, che meraviglia. No, sono proprio belli, io sono soddisfattissima. E l'ultimo, che pensavo fosse un po' una porcata, perché visto sullo schermo, vi piace da morire. Tipo filigrana. Cioè, voi lo mettete d'estate, aspetta che togliamo questo, perché adesso poi questo, io l'unica cosa che ho magra del mio corpo è il polso. Quindi poi sicuramente sarà, però sta benissimo. Di questo ho visto che c'era anche la collana estiva e io me la sono comprata, ma non è ancora arrivata. E quindi questo è l'ultimo, mi piace tantissimo, lo trovo molto fine. E sono mega mega felice dei miei acquisti. Sì, perché poi penso che ci siano davvero anche lì, come nelle case cosmetiche, poche poche aziende, comunque le aziende che producono bigiotteria, insomma. Sono sempre quelle, anche quelle che troviamo nei negozi di, che ne so, H&M, Zara, Brigitte, insomma, io ho visto, non ricordo più quale, forse non sono di quelle, comunque erano forse gli orecchini, mi pare, o questi o altri in due negozietti in centro Lecco e non costavano 1 euro. Costavano 4-5 euro, quindi voglio dire, siamo sempre lì, il discorso è sempre lo stesso. Comunque, ora io vi saluto con il mio fantastico braccialetto. Vi ho fatto vedere così molto velocemente, molto poco professionalmente quello che ho acquistato. Mi piace davvero tantissimo tutto. E sono sicura che farò degli altri acquisti anche perché la Rinella vuole le collane, quindi la devo accontentare, la devo accontentare. Ovviamente accontenterò anche me per altre cose, ma poi mi arriveranno le collane e forse ho preso qualche altro paio di orecchini, però devo dire che gli orecchini adesso ci sono, e li userò tutti e li metterò tutti con grande gioia e soddisfazione come questi meravigliosi braccialetti. Stanno proprio proprio bene. Guardate anche soltanto insieme, anche se uno prima e uno dopo, con questi colori estivi, un braccio bello abbronzato, bello bello. Va bene, cari amici e care amiche, io vi saluto, vi auguro un buon weekend. Non so quando pubblicherò questo video, adesso ho appena pubblicato quello dei profumi. Mi scuso se è un periodo in cui sono un po' assente, ho avuto qualche, non problema, cioè è stato un periodo impegnativo anche dal punto di vista dell'organizzazione di alcune cose. Ho fatto alcune visite di controllo che per fortuna sono andate bene. Ho dovuto portare la mia mamma
un po' avanti e indietro dalla sua sorella, è ritornata a casa, poi è ritornata giù, poi la devo andare a riprendere. Poi settimana prossima ci sarà la settimana santa, dove nel Triduo Pasquale dovremo cantare con il coro parrocchiale, così. E quindi io generalmente dal venerdì, proprio come tradizione, cerco di spegnere un po' tutti i social e fare il Triduo Pasquale nel miglior modo possibile in cui riesco io, insomma, no? E quindi è un periodo in cui non riesco proprio a passare come vorrei da tutte le amiche che vedo mettono davvero tanti video interessanti. Perdonatemi, ho la coda della playlist Guardare più tardi che è strapiena e sicuramente pian piano li riguarderò, però ecco, in questo periodo sono proprio un po' così, e quindi anche magari nel registrare registrerò un po' meno, cioè un po' meno, pubblicherò un po' meno velocemente, non che io sia una che pubblica 50 video al giorno, però vabbè, magari se non vedete magari in una settimana un video non preoccupatevi, sto bene, ma è soltanto che è un periodo un po' così, un po' pieno di tante cose da fare. Mi sono dilungata anche troppo, anche se voleva essere un video breve, ma così vi ho fatto vedere queste piccole gioie che mi sono arrivate in questi giorni. Vi abbraccio, vi saluto, vi auguro una buona domenica e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!